Buongiorno a tutti, oggi è lunedì 20 maggio 2024. Da qualche settimana la Georgia è attraversata da pesanti turbulenze politiche e sociali, sorte dall'iniziativa del governo di Tbilisi, che è imperniato sul partito europeista Sogno Georgiano, di introdurre una legge volta a sottoporre a più rigorosi controlli l'attività delle organizzazioni non governative, il cui bilancio dipenda per oltre il 20% da finanziamenti esteri. Le manifestazioni di protesta contro la decisione dell'esecutivo, guidate dall'opposizione e dalle ONG stesse, sono in alcuni episodi degenerate in scontri aperti tra dimostranti e forze dell'ordine, sulla scia dell'inaudita ondata di ingerenze straniere che caratterizza l'intera vicenda. Parliamo della delicatissima situazione che va sviluppandosi in Georgia, inserendola nel più ampio contesto geopolitico, assieme a Chiara Nalli, che è un'esperta di mondo balcanico e studiosa di strategie di guerra non ortodossa. Io, Chiara, ti ringrazio come sempre per la disponibilità. Ciao Giacomo, buongiorno, buongiorno a tutti, ringrazio te per l'invito. Beh, chiaro, come dicevo, questa situazione che si è venuta a creare, sotto molti aspetti, era un po' covava sotto la cenere da tempo, perché già nel 2023 abbiamo visto le prime, diciamo, le prime schermaglie. Tu come ti spieghi che una legge sull'influenza straniera, che quindi riguarda una questione che molti cittadini si presume percepiscano come marginale, stia riuscendo a portare sulle piazze così tanti georgiani? Esatto, sì, come hai detto tu, in realtà non è la prima volta che la Georgia cerca di introdurre questo tipo di legge, non è l'unico paese nella regione e come hai detto tu è una legge che gli Stati Uniti hanno dal 1938, la Russia se non ricordo male l'ha introdotta attorno al 2012, comunque ecco, la maggior parte dei paesi avanzati, anche il Canada, l'Unione Europea hanno questo tipo di legge. La prima considerazione che verrebbe è che evidentemente quello che può fare diciamo il capo non possono farlo i sottoposti, questa sarebbe la, diciamo, la considerazione più banale se vogliamo. Però potremmo fare innanzitutto un passo indietro al primo tentativo che c'è stato di introdurre questo tipo di legge, che come tu hai detto giustamente non è come dire iniziativa di un governo particolarmente filo russo, è comunque iniziativa di un governo che è sulla strada dell'Unione Europea. Che ha fatto domanda di adesione all'Unione Europea, che però è stata rigettata ad ottobre-novembre 2023 e che continua a dichiarare tra i propri obiettivi comunque l'adesione all'Unione Europea, anche perché dobbiamo dire che in questo senso la società georgiana è abbastanza diciamo omogenea come desiderio di adesione all'Unione Europea. La differenza però è che il governo della Georgia, così come altri governi di paesi un po' strategici in quella linea di confine un po' geografica, un po' politica che possiamo demarcare tra l'Europa e la Russia, diciamo sulla base dell'esperienza di quanto accaduto in Ucraina, hanno iniziato a rivedere sia a livello diciamo, di opinione pubblica sia a livello di governo le loro, diciamo, le loro strategie di gestione della cosa pubblica e delle ingerenze straniere. Quindi quello che abbiamo osservato per esempio in Slovacchia si osserva anche in Serbia, nella Repubblica Srpska. La Repubblica Srpska, per esempio, che lo ricordo, è l'entità federale all'interno della Bosnia-Erzegovina. L'entità federale serba all'interno della Bosnia-Erzegovina anche ha tentato l'anno scorso di introdurre una legge diciamo, sulle ONG finanziate dall'estero e anche andata un po' incontro allo stesso tipo di difficoltà. Ecco, potremmo dire che questo è un processo politico che ha portato diversi paesi su quella linea di confine immaginaria a rivedere un po' la gestione dei loro affari interni per proteggersi da eventuali scenari di tipo ucraino. E tornando alla Georgia, infatti il primo tentativo c'era stato a marzo 2023 da parte del governo, diciamo, sostenuto dallo stesso partito. Il premier era diverso perché il nuovo premier della Georgia è entrato in carica quest'anno, a febbraio 2024. Comunque, anche allora c'erano state delle proteste molto violente. Si era arrivati, diciamo, l'opposizione era arrivata a circondare il Parlamento, a lanciare bottiglie Molotov. I feriti tra le forze dell'ordine erano nell'ordine di diverse decine, tipo 50, 60. Tant'è che la legge fu ritirata
dal governo forse in 48 ore si decise di ritirare la legge per preservare, diciamo, la pace, la stabilità nazionale. E quello che è stato interessante in quel caso è stato in realtà che le proteste sono proseguite anche dopo il ritiro della legge, che è il primo dettaglio che ci porta a suggerire, ci porta, diciamo, a concludere anche che in realtà la legge sugli agenti stranieri venga sfruttata come pretesto. Perché dico questo? Perché appunto, come stavo dicendo, le proteste proseguirono in maniera violenta anche dopo il ritiro della legge. E ci fu addirittura chi denunciò l'infiltrazione di diciamo, persone venute appositamente dall'Ucraina. Su questo ho fatto un minimo di background. Stavamo dicendo prima io e te, lo diciamo anche, diciamo, per utilità dei nostri ascoltatori, il presidente, l'ex presidente Saakashvili, che fu, diciamo, il protagonista, quello che entrò in carica nel 2003 dopo la rivoluzione colorata in Georgia, ha avuto diversi mandati. Poi nel 2012-2013, quando ha terminato l'ultimo mandato, si è recato in Ucraina, è andato in Ucraina e lì è diventato anche governatore di una regione di Odessa, ed è stato in Ucraina fino al 2021. È tornato in Georgia solo nel 2021, a detta sua, diciamo, per ripristinare, per salvare il paese, e tra l'altro è stato arrestato perché nel frattempo era stato processato in contumacia per abuso d'ufficio, se non ricordo male, e è stato arrestato e quindi, diciamo, sta scontando la sua pena in carcere. Però ecco, quello che è interessante è che alcuni suoi seguaci, quindi ecco, persone legate a lui dall'Ucraina, a marzo 2023 si sono recate appositamente in Georgia e hanno proseguito, incentivato le proteste violente. Con, diciamo, si tentò la scusa per proseguire le proteste fu quella di una sorta di ribellione nei confronti della violenza della polizia, un po' come stesso caso dei cecchini di Maidan, no? Si denuncia la violenza della polizia e quindi si proseguono le proteste. Quindi già lì ci fu un momento di instabilità, per cui fu chiaro che, diciamo, il rifiuto della legge sugli agenti stranieri era stato un po' il pretesto, era stata un po' la miccia che aveva acceso l'instabilità, ma non era esattamente diciamo, l'unico, se non altro non era l'unico obiettivo. E questo ci può essere confermato anche dal fatto che un altro tentativo di riaccendere le piazze e le proteste c'è stato a settembre 2023, per cui di nuovo il governo della Georgia denunciò un nuovo tentativo di Euromaidan. E in quel caso un po' la scusa sarebbe stata quella di sfruttare eventualmente il malcontento popolare che poteva risultare dal rifiuto dell'Unione Europea di accettare la Georgia come paese candidato. La Georgia infatti aveva fatto domanda sempre inizio 2023, no, a maggio 2022 se non ricordo male, ed è stata rifiutata come paese candidato intorno a ottobre-novembre 2023. Tra l'altro, le motivazioni con cui è stata rifiutata sono molto molto interessanti, perché le principali sono la fine della polarizzazione politica, media più liberi, giornali, mezzi di informazione più liberi e riforma giudiziaria. Ora, i mezzi di informazione sono il principale target, diciamo, di quei famosi agenti stranieri. Mentre la parte giudiziaria è interessante perché proprio dopo il primo rifiuto della legge sugli agenti stranieri di marzo 2023, gli Stati Uniti hanno sanzionato proprio un gruppo di giudici. Quindi ecco, questo è il significativo del fatto di voler mettere le mani sugli strumenti del potere che poi tipicamente anche qui da noi vengono azionati alla bisogna per muovere determinati processi, che sono i mezzi di informazione e il potere giudiziario. Quindi, diciamo, tutti quanti questi elementi disegnano un po' una strategia, se poi si vanno anche a collegare con altri paesi dell'area, quali possono essere la Moldavia, quale può essere l'Ungheria, la stessa Slovacchia, la Serbia è isolata, la Serbia o la Repubblica Srpska sono isolate, però comunque sono un elemento, sono isolate tra paesi NATO, però comunque sono un elemento del gioco.
Se si va a collegare tutti, lo stesso Azerbaigian con l'Armenia, per esempio, si legge chiaro il disegno di voler aprire una serie di fronti che, con varie intensità, con vari, diciamo, con sfumature diverse, potrebbero eventualmente coinvolgere la Russia e indebolirla in una guerra di medio-lungo periodo. Chiaramente si tratta di situazioni diverse che vedrebbero il coinvolgimento della Russia con intensità e mezzi diversi, però se andiamo a vedere un po' la cartina geografica, l'intento sembra proprio quello di accendere una serie di focolai ai confini e ai margini della Russia, per tenere alta un'instabilità generale. E poi, ecco, come dico sempre parlando di Balcani, quando si tengono in piedi questi focolai, spesso ci si domanda: ma perché ora? Beh, l'importante non è perché ora, l'importante è che il focolaio ci sia. Poi diventa direzionabile a seconda dell'esito della guerra principale, chiaramente, però l'importante è che il focolaio ci sia. E in questo poi magari potremo discutere meglio sul ruolo appunto delle ONG finanziarie dall'estero, che ruolo hanno per esempio in Serbia, in Ungheria, come agiscono e quant'altro, se vuoi. Abbiamo visto per esempio che tanto per riversare ulteriore benzina sul fuoco, si è assistito alla partecipazione alle proteste in Georgia di alcuni esponenti europei di primo piano. Ci sono stati dei ministri degli esteri, come quello dell'Estonia, per esempio. E questa cosa non ti ha ricordato un po' quello che è accaduto in passato? Assolutamente sì. Mi ha fatto pensare immediatamente alle proteste al Gay Pride di Belgrado, dove in prima fila c'era l'ambasciatore americano a Belgrado, che già di per sé suona un po' inusuale, perché alla fine il Gay Pride, adesso di te non stiamo a dare ovviamente giudizi nel merito sul Gay Pride, però di fatto è la manifestazione di un gruppo di pressione privato, quindi ci si domanda come mai l'ambasciatore di una potenza, comunque di un paese estero, debba trovarsi in prima fila in quella che è la manifestazione, ripeto, di un gruppo di pressione privato, che in teoria non dovrebbe avere contenuti politici di alcun tipo. E questo, diciamo, svela proprio qual è il gioco, che ruota attorno alle varie ONG che ruotano in vari ambiti, che agiscono in vari ambiti, nel senso che le ONG di cui stiamo parlando possono essere di vario tipo, possono avere dei contenuti esplicitamente politici, come può essere il Centro per gli Studi sulla Democrazia. Ecco, mi è venuto in mente il primo nome che mi sono ricordata dalla Serbia e dalle elezioni di dicembre. Oppure, e molto più di frequente, possono essere in realtà ONG che ufficialmente hanno interessi diversi dall'ambito squisitamente politico, ma che si concentrano su tematiche come può essere quello dei diritti LGBT, che hanno utili a polarizzare ovviamente, e che hanno una forte presa di tipo morale, etico sulle persone. In questo senso servono a catalizzare il consenso, e si concentrano anche su di per sé aspetti, tematiche che di per sé sono per definizione positive, cioè che nessuno potrebbe voler contestare nel merito i diritti degli omosessuali, nel merito chi di noi li contesta, la protezione dell'ambiente, nel merito chi di noi lo contesta, cioè sono tematiche che di per sé sono universali, positive, incontestabili, che riescono ad attirare molte persone, soprattutto molti giovani, molte energie giovanili, e che poi però alla bisogna vengono indirizzate verso un obiettivo politico. Noi sappiamo bene, per esempio, quando si parla di governo Orban, una delle prime cose che viene detta in Occidente è proprio il fatto che sia omofobo. Se vogliamo usare un'espressione singola, possiamo dire omofobo, ma la stessa cosa ho sentito a volte dire della Serbia di Vučić. Quindi poi si riesce, ecco, tornando all'esempio dell'ambasciatore americano nel Gay Pride di Belgrado, si riesce in qualche modo, ovviamente grazie a una copertura mediatica di tipo manipolativo, come quelle che vediamo anche da noi. Mi viene l'esempio dell'articolo di Repubblica sul premier slovacco, voglio dire, quindi quel tipo di copertura mediatica di tipo manipolativo, si riesce ad associare una certa idea sulla quale nella società civile si è lavorato e si è lavorato e si è lavorato, si riesce ad associarla a un obiettivo politico in senso positivo o negativo. E questo spiega anche come si riesce a portare in piazza tantissime persone, in effetti, perché poi la capacità di portare in piazza le persone fondamentalmente dipende dalla copertura mediatica, e questa dipende dal denaro,
Dipende dal fatto di riuscire a convincere quelle persone che effettivamente in piazza ce ne saranno tante, cioè quando le persone sentono di partecipare a un obiettivo condiviso e hanno aspettativa sul fatto che quell'obiettivo sarà condiviso da tante persone, sono ancora più incentivate a parteciparvi. Sono quelle che in sociologia si chiamano le profezie, le aspettative che si autoavverano. Io non vado in piazza se penso che ci saranno quattro gatti, vado in piazza se penso che sarà una manifestazione molto partecipata. Quindi se ho dei giornali che mi danno una copertura e mi fanno effettivamente credere che quella tematica è molto partecipata, io sarò ancora più incentivata ad aggiungermi alla protesta. Quindi abbiamo detto copertura mediatica, manipolazione nel senso appunto che ho appena detto, e denaro. Perché il denaro non è mai un aspetto secondario. Banalmente, anche in Italia, se noi proviamo a pensare, se c'è una manifestazione a Roma, quanti che vivono nella periferia italiana sono disposti a investire, non lo so, 100 euro, eccetera, per recarsi a Roma alla manifestazione? La maggior parte delle manifestazioni che riescono sono quelle che hanno alle spalle un'organizzazione con del denaro che ti dà l'opportunità di prendere un autobus, di avere tutto quanto organizzato. Quella è organizzazione, è denaro, è logistica. Non si fa più con le reti sociali, che tra l'altro da noi non ci sono neanche più le reti sociali dei partiti. Quindi ci sono queste, diciamo, queste variabili. E queste variabili che ho citato, è interessante proprio legarle alla dinamica della spesa di alcune agenzie americane. Io tempo fa mi presi la briga di andare a studiare il bilancio dello USAID, che è l'agenzia di sviluppo americana fondata da Kennedy, tra l'altro, che ufficialmente è stata, diciamo, fondata appunto con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo nei paesi, però, diciamo, per favorire anche gli interessi americani. Questo ce l'hanno obiettivamente nel mandato. Ed è un po' il braccio operativo del Dipartimento di Stato, nel senso che viene finanziata con fondi del Dipartimento di Stato. Collabora anche, diciamo, i fondi che mobilita vengono anche dalla collaborazione con società private come in prima fila ovviamente la Open Society di Soros. E diciamo, tra i vari progetti che sponsorizza nel mondo, ce ne sono anche diversi legati appunto alle ONG, alla mobilitazione della società civile, al settore dell'informazione, a quello che loro chiamano costruzione del consenso. E rimasi molto sorpresa qualche tempo fa di trovare dei dati molto precisi, soprattutto dichiarati con estrema trasparenza anche nel loro bilancio. Per esempio, nel loro bilancio ci sono tre voci che sono media indipendenti e informazione, società civile e costruzione del consenso. Ora, già la parola costruzione del consenso ci dice molto, ma tra gli obiettivi che loro dichiarano è proprio quella di plasmare l'opinione pubblica mondiale, c'è cioè proprio scritto shape, quindi più chiaro, più fisico del termine shape, penso non ci sia nulla, l'opinione pubblica mondiale per promuovere gli interessi americani. Ed è anche interessante vedere qual è stata la dinamica di spesa, dal bilancio, ripeto, si vede, negli anni dell'avvicinamento tra la presidenza Trump e la presidenza di Biden. Per esempio, la spesa diciamo, sui mezzi di informazione indipendenti dal 2019 al 2022 è raddoppiata, è passata da 43 milioni di dollari agli 83 milioni di dollari. Quella per la società civile e costruzione del consenso è passata da 289 milioni a 421 milioni di dollari. E se andiamo a vedere il finanziamento complessivo di tutta quanta l'agenzia da parte del Dipartimento di Stato, il documento di programmazione, parlava di 2,8 miliardi di dollari, di cui il blocco euroasiatico avrebbe assorbito praticamente la metà, quasi 1 miliardo di dollari. Quindi ecco, diciamo, tutto quello che abbiamo detto fino adesso, descrivendo i movimenti delle ONG, come ho detto, partendo dalla Georgia, passando dalla Serbia, anche in Ungheria, combaciano perfettamente anche con i numeri riportati nei bilanci ufficiali. Se poi questi non bastassero, ci sono le trascrizioni, per esempio, degli interventi pubblici dei manager di USAID, che parlano proprio nello specifico con disinvoltura, con più piacere proprio di questi paesi che sono strategici. Si parla moltissimo di Moldavia, di Ungheria, di Serbia, di Georgia. Quindi ecco, un'attività che non,
non si fa nulla per nascondere questo tipo di attività. Ecco, non è un'informazione da complottista, ci sono i bilanci, basta, ecco, saper maneggiare dei documenti in inglese ed è tutto quanto perfettamente riscontrabile. Ah, poi è interessante perché da parte di questi politici che abbiamo visto, questi politici europei, che già con l'Ucraina hanno fatto la stessa cosa con Euromaidan, perché all'epoca fu l'accordo di associazione all'Unione Europea che fu diciamo, la scintilla che diede fuoco alle polveri, cioè era un accordo associazione che cosa contemplava? Era tutta una serie di adeguamenti dell'Ucraina ai principi europei, mettiamola così. Che nel capitolo di difesa parlava di un allineamento totale alla NATO, tanto per dirne una, ma fu presentata al popolo ucraino dagli stessi occidentali, dagli stessi leader europei, come diciamo, un requisito fondamentale per poi entrare a far parte dell'Unione Europea, che quello era il sogno diciamo, di una parte importante dell'elettorato ucraino. In Georgia si è fatta esattamente la stessa cosa, cioè questa legge, o meglio, la cancellazione di questa legge, sul suo abbandono da parte del governo, è stato legato alle possibilità del paese di entrare a far parte dell'Unione Europea. Cioè, mi è capitato di leggere un'analisi giorni fa molto interessante in cui si parlava, e la stessa cosa valeva anche per l'Ucraina, che una parte importante della popolazione non ha alcun interesse per questo genere della legge in sé, quanto per le prospettive di adesione all'Unione Europea. E quindi persone che erano totalmente disinteressate alla stessa adesso cominciano a mobilitarsi perché vedono sfumare questa prospettiva. Quindi c'è una volontà deliberata da parte dell'Occidente di destabilizzare il paese o quantomeno di costringere il governo ad abbandonare i suoi intendimenti originari. Noi stiamo, secondo te, cercando di accendere anche il fronte balcanico? Scusa, il fronte caucasico nei confronti della Russia. Assolutamente, appunto quanto dicevo prima, per questo si sfrutta anche comunque diciamo una debolezza, se così vogliamo chiamarla, istituzionale interna del paese. Per esempio la Moldavia, come hai detto, la Moldavia, perdonami, la Georgia, come hai detto tu, ha un governo che è comunque, diciamo, filoeuropeista, ma soprattutto un presidente, anzi una presidente, per essere politically correct, che è la signora Zurabishvili, che è stata eletta, diciamo, dalla corrente filo-NATO, filo-UE, e diciamo che rappresenta un po' il cavallo di Troia istituzionale, quindi non c'è soltanto la parte di mobilitazione dell'opinione pubblica che avviene diciamo, con i mezzi che abbiamo detto prima, ma c'è anche la parte istituzionale. Ora, è interessante tra l'altro anche qui avere un po' di background, cioè questa signora è innanzitutto ha studiato alla Columbia University dove il suo mentore è stato Brzezinski. E poi è interessante il fatto che è diventata cittadina ucraina dopo la rivoluzione colorata del 2003. Quindi anche vedere un po' questo travaso di figure dirigenziali è molto interessante, cioè da un lato abbiamo il travaso, diciamo, un ruolo importante comunque quello di presidente dalla parte occidentale, quindi una persona che ha studiato negli Stati Uniti, si è formata comunque in Europa presso determinate, diciamo, elite intellettuali di potere. Dall'altra, come dicevamo prima, abbiamo un ex premier che ha avuto dei legami strettissimi con l'Ucraina fino a diventare il governatore di una parte dell'Ucraina, che tra l'altro quando è tornato in patria ed è stato arrestato si è dichiarato ucraino, voleva parlare esclusivamente in lingua ucraina nel processo. Quindi ecco, anche questo travaso di figure dirigenziali è molto interessante. Io ho ascoltato la tua intervista sabato a Visione che parlavi anche di come molti politici, molte figure dirigenti vengono proprio dall'ambito dell'ONG, quindi c'è un travaso, una formazione, un travaso di interessi continui da quel punto di vista. Ecco, tornando alla presidente, lei si era, diciamo, posta come un po' cavallo di Troia dei poteri occidentali fin dalle proteste che dicevamo di marzo 2023, ha continuato a volte anche diciamo, con argomenti pretestuosi. Per esempio, rimasi molto colpita dal leggere che la Russia, se non ricordo male, a settembre 2023, nell'estate del 2023, ha abolito il regime di visti con la Georgia,
Quindi comunque è un atto, diciamo, unilaterale che non rientra nelle decisioni delle autorità della Georgia, semmai magari fa comodo a qualche cittadino per ovvie ragioni, e a lei la cosa non è stata bene. Secondo lei metteva il paese, diciamo, nella luce sbagliata, ci furono molte, molte proteste, però ecco, un atto della Russia che semplicemente magari ti fa un favore, evita a molti tuoi cittadini di dover fare il visto per viaggiare in Russia per i più svariati motivi e questa cosa non andava bene. Il conflitto istituzionale è stato, ha avuto, diciamo, il suo picco massimo a settembre 2023, quando il governo ha tentato di porre la presidente sotto impeachment fondamentalmente. E tra l'altro, per aver viaggiato all'estero, per aver scelto di fare dei viaggi all'estero senza il consenso del governo. Noi sappiamo che chi viaggia all'estero spesso sono, diciamo, una copertura per altri tipi di Certo. attività, quindi non è pretestuoso il fatto di dire che un esponente, il presidente, non può viaggiare all'estero senza, diciamo, senza il consenso del governo. E oggi è notizia di 2 giorni fa che la signora ha posto il veto, tra l'altro, sulla legge sulle agenzie straniere. Quindi diciamo, il Parlamento ha, un po' come in Italia, la facoltà anche di resistere al veto del Presidente della Repubblica. E quindi in questo senso io temo che se non si è riusciti, diciamo, con lo scontro fisico sulle strade, si possa riuscire a destabilizzare il paese dal punto di vista proprio delle istituzioni interne. Quindi bisognerà capire come sarà gestita, come verrà gestita questa vicenda del veto sulla legge. Non è banale. Direi proprio di no, non è affatto banale. Poi è interessante notare che per l'appunto come questa legge sia stata presentata come legge russa, no? Tu prima giustamente all'inizio menzionavi il fatto che gli stessi Stati Uniti hanno una legge dal 1938 che tutela questo genere di disciplina, questo genere diciamo l'operato di questi interessi stranieri, che è diciamo un elementare principio di sicurezza nazionale, mi verrebbe da dire. Evidentemente non l'interesse europeo è tutto da un'altra parte. Ti faccio un'ultima domanda, Chiara. Cioè, tu credi che l'apertura di questo, cioè la postura che l'Europa in particolare, ma anche gli Stati Uniti hanno adottato nei confronti della Georgia, risenta dell'andamento che diciamo, il conflitto russo-ucraino sta avendo, cioè il fatto che Macron si è pronunciato in una certa maniera e il fatto che comunque non sono più nascoste nemmeno dagli ucraini stessi le difficoltà che l'esercito ucraino sta riscontrando nel reggere l'urto russo, fungono un po' da acceleratore per quello che accade in Georgia, secondo te? Assolutamente, ed è la stessa cosa che accade nei Balcani, quindi diciamo, quello che accade in Georgia più o meno l'abbiamo detto, promette di essere, tutti questi eventi promettono di essere un innesco per una crisi interna, eventualmente per l'instaurazione anche di diciamo, di un governo di matrice diversa, più disposto a supportare anche a livello militare, eventualmente gli interessi dell'Occidente. Ricordiamo anche in questo caso che la Georgia non ha aderito alle sanzioni nei confronti della Russia esattamente con le stesse motivazioni della Serbia, cioè semplicemente sulla base del fatto che arrecherebbero grave danno all'economia nazionale. La Russia è il primo partner commerciale, è il secondo partner commerciale della Georgia, con un interscambio di 1 miliardo circa. Il nuovo premier della Georgia, appena entrato in carica, ha ribadito per l'ennesima volta che non avrebbe esattamente con gli stessi termini con cui lo fa la Serbia, che non avrebbe imposto sanzioni alla Russia perché andrebbero a detrimento diciamo, degli interessi dell'economia nazionale, facendo anche notare che tutto sommato è anche un po' pretestuoso, faceva giustamente notare che le sanzioni alla Russia distruggerebbero la nostra economia interna, ma per la Russia non significherebbero niente perché la Georgia è un paese microscopico. Quindi, facendo anche notare un po' la pretestuosità di questa insistenza. Però ecco, come dicevi tu, è un fronte aperto ed è la stessa cosa che sta accadendo con la Serbia, Kosovo, Bosnia-Erzegovina, Repubblica Srpska. Anche lì, nell'arco di 6 mesi si è riuscito a creare un fronte di instabilità su varie questioni. Il dossier Serbia-Kosovo, ne abbiamo parlato moltissime volte, ora non mi ripeterò, è fondamentalmente congelato diciamo, in uno stato che rischia di sfociare nel conflitto armato da un momento all'altro. Un altro incidente come quello di Banská
potrebbe esserci domani mattina. Spero che sto dicendo una sciocchezza, ovviamente, perché non ho nessun interesse a profetizzare una cosa del genere, però potrebbe esserci. Quindi c'è un teatro di scontro fisico, c'è un teatro di scontro anche politico-istituzionale in Bosnia e Erzegovina, dove fondamentalmente l'Unione Europea, i poteri occidentali hanno, come dire, sobillato tutta quanta una serie di azioni che stanno portando effettivamente allo scontro istituzionale. Mi spiego in poche parole. La struttura istituzionale della Bosnia e Erzegovina è molto complessa, viene dall'accordo di Dayton ed è fondamentalmente mirata a assicurare un equilibrio di rappresentanza etnica all'interno dei vari poteri e anche un sistema di garanzie per far sì che appunto una rappresentanza etnica non possa assumere certi tipi di decisioni che riguardano la sicurezza nazionale e quant'altro senza il consenso di tutte quante le altre rappresentanze etniche. In questo scenario c'è anche un supercommissario nominato, un supercommissario occidentale, che in questo caso è un tedesco, Schmidt, che ha dei poteri che effettivamente lo rendono una sorta di viceré, di fatto la Bosnia e Erzegovina è un protettorato. E appunto questo personaggio nell'ultimo anno, diciamo, ha cercato in tutti i modi di andare allo scontro con la parte serba, con la parte della Repubblica Srpska, imponendo una serie di decisioni, dalla riforma della legge elettorale, che secondo molti analisti comunque travalicano i suoi già ampi poteri. Quindi ecco, nella Bosnia e Erzegovina si sta creando di fatto, stanno creando le premesse per uno scontro istituzionale. Sia in Kosovo che in Bosnia, gli Stati Uniti stanno concentrando una grande quantità di armi. È stato dichiarato anche nel corso di un'audizione al Senato, per la Commissione Esteri del Senato americano, se non ricordo male, è stato appunto fatto il punto su quante forze militari si stanno concentrando nell'area. E quindi ecco, di fatto si tratta di fronti aperti ovunque. Perfetto, Chiara, io ti ringrazio molto. Cari amici, siamo arrivati al termine di questa conversazione. Ricordo che questo canale si regge unicamente sulle mie forze e vi invito pertanto a prendere in considerazione la possibilità di sostenerlo qualora riteniate che il mio lavoro lo meriti. Trovate in descrizione, in coda al filmato, tutte le informazioni necessarie per procedere in tal senso. Io, Chiara, rinnovo l'ringraziamento per la tua disponibilità. Ti inviterò nuovamente, lo sai, quindi preparati. E con questo colgo l'occasione per augurare a tutti buona serata.